Oggi, amici miei, vorrei raccontarvi una storia. La storia del piccolo e prodeso Red Eyes. La leggenda narra che il cespuglio nella quale il prodeso Red Eyes si trovasse già lì, ma fonti molto più attendibili sostengono che il cespuglio fu creato proprio dal piccolo prodeso Red Eyes, ramo dopo ramo, foglia dopo foglia. Comunque, bando alle ciance. E notiamo che alla destra del Prodesso Red Eyes c'è un tizio che per ragioni di convenienza chiameremo Ugo. Ugo sembra utilizzare la stessa tecnica del piccolo e Prodesso Red Eyes. Alla sinistra invece abbiamo un altro contendente della Warzone che per convenienza chiameremo Filimberto II. Filimberto II spara aggressivamente con un brutto 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 fall. Stermina un piccolo vittima ignara di tutto ciò. Mentre il piccolo Ugo, la nostra destra, utilizza un Grau. Da notare che il piccolo Ugo e il mister Filimberto II se le danno di santa ragione. All'improvviso Filimberto II ci attacca minacciosamente. Professore Dice non si fa scappare nessuna chance, non si perde d'animo, rimane stabile, rimane calmo, rimane freddo. E ovviamente va a umiliare il piccolo Filiberto. Ciao Filiberto, ciao ciao. Bel lavoro.